Alberghi Consorziati di Fano, in collaborazione con il Comune e con l'ambito turistico di Valli a Scoprire, ripropone anche quest'anno Itineris, i viandanti del gusto. Il progetto, arrivato al suo 11° anno, è dedicato a tutti i turisti in vacanza nella città fanese e ha come obiettivo quello di promuovere il territorio e le eccellenze enogastronomiche. Anche se siamo partiti in ritardo, tutti gli anni si supera sempre le 1000 presenze su Itineris. Vuol dire che piace non solo per quello che facciamo, ma quello che riportano i turisti. I turisti riportano un bagaglio non indifferente, dove hanno da raccontare. Io dico sempre, noi vediamo i cinesi che fotografano. Perché fotografano? Perché riportano un qualcosa per raccontare agli amici. Noi con Itineris invece facciamo toccare, assaggiare, vedere le nostre eccellenze e che le riportano agli amici per farci pubblicità. E quello per noi è una cosa molto importante. 15 i comuni delle vallate del Metauro e del Cesano coinvolti nel progetto, che insieme promuoveranno l'entroterra invitando i turisti della riviera a percorrere, tramite un pulmino, itinerari alla scoperta delle aziende agricole, dei produttori locali e degli artigiani. L'iniziativa prevede percorsi giornalieri con visite guidate già pianificate e diversificate, scandite nei mesi di agosto, settembre fino ad ottobre. Con Itineris, con questa collaborazione con Alberghi Consorziati, andremo proprio a prendere i turisti negli alberghi, nei campeggi, nei bed and breakfast, in tutte le strutture ricettive, e gli porteremo direttamente a conoscere il territorio, a conoscere i borghi, ad assaggiare l'enogastronomia, a conoscere la nostra cultura, a vivere delle belle esperienze. Quindi è un momento veramente interessante che valorizza il nostro turismo e fa in modo che le persone ci possano conoscere. Per poter partecipare al progetto è necessario contattare l'ufficio turistico del Comune di Fano a questi numeri di telefono. Il programma completo giorno per giorno invece è disponibile sulle pagine Facebook ed Instagram digitando Itineris oppure sul sito valliascoprire.it.